Nel suggestivo scenario, quante volte abbiamo esordito così introducendo eventi e spettacoli, ma in questo caso nessuna enfasi eccessiva o retorica, è proprio così. E allora a Venafro, nel suggestivo scenario della Palazzina Liberty, l'opera al laghetto, ad andare in scena sul palco allestito nello specchio d'acqua antistante lo storico edificio, la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Nella Sicilia di Verga si dipana l'epopea dell'affascinante ma poverissimo Turiddu, innamorato della bella Lola. L'intreccio amoroso dello spasimante, inizialmente respinto, con la giovane Santuzza, Lola sposerà Alfio, il carrettiere, e il tragico finale con il duello da Cavalleria Rusticana. Lo spettacolo che per circa 3 ore ha deliziato gli spettatori numerosi, affidato alla regia di Pier Maria Cecchini, nell'occasione anche nella veste di attore e autore. La direzione artistica affidata invece al maestro Claudio Luongo. Per l'eclettico artista della musica, una suggestione in più legata al fatto di esibirsi in casa. La regia di Pier Maria Cecchini, che ha al suo attivo più di 150 film, che è un grande attore e regista e che quindi ha scritto questa introduzione teatrale sulla Cavalleria Rusticana. E quindi la sua regia si è sentita, si è visto sul palco che insomma era un'opera con una regia che quindi aveva un'idea chiara. E non come spesso accade purtroppo di vedere un po' le opere senza un'idea chiara di regia, invece in questo caso c'è stata. E poi con questa ricerca delle immagini, grazie anche a alcune foto di Franco Cappellari, il mapping 3D che è molto costosa, molto complicata da allestire, però fa la differenza. E anche questa terza edizione dell'evento culturale Clou dell'estate venafrana, organizzata in partenariato con la Regione Molise, la provincia di Isernia e l'associazione Italians in the World. L'appuntamento per gli amanti della musica lirica e della cultura a Venafro e nell'intero Molise è già la quarta edizione dell'Opera al Laghetto.